racconta la storia di un posto lontano, dove ogni anno tre amiche cicogne facevano ritorno per stare serene, tra monti, laghi e grandi distese. Ma i viaggi lunghi richiedono riposo e nel cercare un caldo giaciglio dall'alto dei cieli azzurri e profondi, al suol si posarono calme e gioconde. In ogni dove non v'era più spazio, tutto era zeppo d'avanzi e rifiuti, bottiglie, cartacce e quant'altro si usi per dare vita a momenti di spasso. Furono travolte da grande stupore quando lo sguardo posarono per caso su di un fiore di colore rosato che a malapena appariva sul prato. Per aiutarlo a viver felice, di buona lena, tra un detto e un fatto, le tre compagne di mille avventure pulirono il posto da tutto il malfatto e senza indugiare un attimo ancora ripresero il volo col grosso malloppo al fin di trovare un posto lontano adatto ad accogliere tutto lo sporco. Vola, ricerca ed aguzza lo sguardo. Alla fine trovano chi ha commesso il misfatto. Con impeto, impulso e gran decisione urlano: «Fermi! Fate attenzione!» Lo stupore regna sovrano, tra quei bambini che sporcarono il tavolo. «Com'è possibile? Aiuto! Scappiamo!» Tutti di corsa a cercare riparo. In un istante tutto fu chiaro. Dal cielo erano scese per dare consigli. E con un fare calmo e deciso, a tutti i rifiuti trovarono un sì. Passarono gli anni e il messaggio fu chiaro. Sta a noi umani curare l'ambiente. Se ricicliamo oggetti e pattume, ne ricaviamo energia e salute.